Forse mai come in questo tempo, è esplicita la rinuncia alla memoria. Siamo tutti proiettati verso il futuro, futuro di breve termine peraltro, senza pianificazioni, senza niente. Si pensa anche a una prospettiva del presente forte, miope. Non c'è richiamo alla solidarietà, c'è un senso di edonismo, di egocentrismo che è accentuato anche dalle condizioni esterne, ma anche un evento come la pandemia porta a una chiusura, a un ulteriore allontanamento. Certi toni che la politica ha usato negli ultimi anni sono toni molto vicini per chi ha avuto per lavoro o per diletto modo di studiare quelli che sono stati gli anni 20, gli anni 30 del Novecento, toni molto vicini all'insorgere di un movimento che poi ha portato l'Italia alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale, alla rovina di migliaia e migliaia di morti. Abbiamo imputato questi toni, l'insorgere di questi toni a molti motivi. Uno di quelli che ho letto, che mi è piaciuto molto leggere, è stato che corrisponde perfettamente alla fine di una generazione. Cioè, man mano che la generazione dei ragazzi che avevano avuto modo di vedere il sorgere del fascismo, di aver visto la tragedia della guerra e di aver visto la fine della guerra con gli anni che sono seguiti, la tragedia enorme di questo paese, che è un paese giovane, perché questo è un paese che ha poco più di 150 anni di vita, più giovane degli Stati Uniti nella sua unità. La fine di quella generazione, la morte, la fine naturale di quelli che sono stati i partigiani, di quelli che sono stati coloro che hanno ricostruito questo paese dalle sue macerie, ha portato alla fine anche di questa memoria. Cioè, come se avessimo dimenticato, come se avessimo cancellato. Ma noi, rispetto ai ragazzi degli anni 20, degli anni 30 del Novecento, abbiamo un fattore, quello che è successo, la memoria di quello che realmente è accaduto. Essere testimoni di gente che nega l'esistenza di alcuni eventi di portata epocale l'Olocausto, come quello che è successo nei campi di concentramento, è molto molto difficile da capire e da interpretare. Questa è un'epoca che ha subito, che sta subendo la fine della memoria. La fine della memoria. Anche certe celebrazioni vengono viste come un'inutile celebrazione di se stessi, di una memoria che non c'è più. Viene vista addirittura come una palla al piede. Non è così. La liberazione di questo paese, la liberazione, la resistenza e la liberazione, la vittoria con le unghie e coi denti, la liberazione dalla dittatura, la liberazione dall'uomo forte, la liberazione dalla delega delle proprie libertà. Questo è stato il 25 aprile, questo è il nostro modo di ricordarlo, la necessità di ricordarlo. Io credo di poter dire che non è stato mai così urgente, che non è stato mai così necessario, che non è stato mai così fondamentale ricordare la liberazione come adesso. Quindi ricordiamola. Celebriamola, troviamo le radici di un'identità di popolo proprio nella liberazione dal nazifascismo e dalla riconquista della libertà.